Buongiorno a tutti, oggi facciamo la pasta con i funghi, non è con i funghi freschi, è con i funghi secchi, ma vi assicuro che viene buonissima lo stesso. Vediamo come si fa. Allora, per fare le tagliatelle con i funghi secchi vi servono pochi semplici ingredienti ed è una ricetta molto rapida che si prepara più o meno nel tempo di cottura della pasta. Mettete intanto sul fuoco l'acqua salata per buttarci dentro le tagliatelle e poi prendete un ciuffo di foglie di prezzemolo, uno spicchio d'aglio, sale, pepe, funghi secchi, questi qua vanno benissimo, e una tazza, io c'ho quella di Lamù e ce l'ho solo io e voi no. Allora, per prima cosa mettete dentro la vostra tazza i funghi secchi. Per le dosi andate un po' a occhio, scegliete possibilmente un po' di gambi, un po' di cappelle, li mettete nella tazza più o meno fino all'orlo. Una tazza così è una dose per circa 2 persone. Nella tazza mettete un po' di acqua tiepida finché non copre, diciamo, tutti i funghi, e la lasciate lì in modo tale che i funghi secchi piano piano si ammorbidiscano e soprattutto che diano all'acqua un po' di sapore di funghi. L'acqua non va buttata via, ricordatevi. Poi prendete il prezzemolo e l'aglio, tagliate l'aglio e con la mezzaluna fate il vostro trito. Ci vuole un po' di pazienza. Tritate bene l'aglio e il prezzemolo. Quando avete ottenuto un trito abbastanza sottile, mettete in una padella grande un po' di olio, 3 giri diciamo, accendete sotto la padella e ci buttate dentro il vostro trito di aglio e prezzemolo. Con un cucchiaio di legno spargete il trito sul fondo della padella. E qua dovete lavorare col naso come i colombiani, nel senso, quando sentite salire prepotentemente il profumo del vostro trito di aglio e prezzemolo è il momento di aggiungere i funghi. Mentre ciò accade, con le dita verificate che i funghi si siano ammorbiditi, inzivate le dita dentro i funghi per ammorbidirli meccanicamente. Diamo ancora una girata. Il trito di aglio e prezzemolo sta sfrigolando, è salito il profumo, abbasso al minimo. Prendo i funghi dalla tazza 1 a 1, se sono troppo grossi con una forbice li rimpicciolisco. Qui dipende un po' come piacciono a voi, nel senso, se vi piace averceli grossi nel piatto non li tagliate, a me troppo grossi danno un po' fastidio, il bisteccone di porcino un po' mi irrita. Alla buona, non dovete fare decoupage, eh? Col fuoco al minimo, ricordatevi. Quando avete tagliato tutti i funghi, rialzate la fiamma, date una mescolata e fateli insaporire veramente per solo un minutino dentro la vostra padella. Quando sentite che cominciano a sfrigolare, riabbassate di nuovo il fuoco al minimo e aggiungete un pizzico di sale. Ce ne va veramente poco, eh? Poco sale, perché si rischia di farli venire salati in un attimo. Quindi poco sale, poco. Un pizzichino proprio. E immancabilmente la vostra grattata di pepe. A questo punto dovete versarci dentro l'acqua nella quale avete fatto ammorbidire i funghi. Tendenzialmente sarebbe da filtrare, quindi se avete un colino per il tè usate un colino per il tè o tipo un fazzoletto, ok? Io me ne frego e ce la butto così. Versatela tutta, rialzate leggermente il fuoco per far prendere il bollore all'acqua dentro la padella. Quando l'acqua dei funghi dentro la padella comincia a sobbollire, cioè a fare le bollicine, ci riabbassate di nuovo. Prendete un pezzettino di burro, non troppo perché sennò viene troppo grassa, diciamo così, ce lo buttate dentro e a fuoco bassissimo lasciate che il burro si consumi e che l'acqua progressivamente un po' si asciughi. Volendo potete dare una girata, non fate asciugare troppo l'acqua, deve rimanere un po' bagnato questo condimento perché dentro poi ci va fatta saltare la pasta, fettuccine o tagliatelle nel nostro caso. Adesso non mi ricordo che cosa ho comprato, una delle due. Nel caso sfortunato che faceste asciugare troppo quest'acqua, avete 2 possibilità: o rimettete dei funghi a bagno e ce li aggiungete, oppure mettete un cucchiaio di acqua di cottura della pasta verso la fine della cottura. Quando il burro si è sciolto, lasciate asciugare leggermente il contenuto della padella. Ve lo ripeto, non deve diventare troppo asciutto, sennò i funghi diventano di legno e è come se vi mangiasse delle schegge di una sedia, ok? Lasciatelo pure lì che si asciuga per i fatti suoi. Nel frattempo
pesate la pasta e buttatela. Allora, queste sono pappardelle e io ne butto 2,5 a testa, diciamo. Lo so che è una dose imbarazzante, quindi 5 matassine per 2 persone. Attiviamo il sofisticato timer di papà salvezza e aspettiamo. L'avanzato sistema ingegneristico denominato timer di papà salvezza è suonato, vuol dire che dobbiamo colare la pasta. Coliamo le nostre pappardelle e le imbeliniamo dentro la padella. Alziamo a fuoco medio. A questo punto potete, se volete, aggiungere una manciata di prezzemolo fresco rotto con le mani e all'uso, se vi ci piace, un'altra grattata di pepe. Non mettete il formaggio perché vengo a tirarvi i piedi nel sonno, non si mette il formaggio sui funghi. Fuoco medio, diamo la bava mescolata facendo asciugare il residuo liquido sul fondo della padella. Senti come parlo, sembra uno scienziato, un chimico. Il residuo liquido. E voilà! Pappardelle con funghi porcini secchi. Tempo di preparazione una decina di minuti. Buone, sincere, leggere, soprattutto semplici, 100% salvezza. Ci vediamo alla prossima che me le vado a mangiare. Ciao!